Buongiorno, buon lunedì e benvenuti a Macete News. Oggi, come l'altra settimana, condurremo di nuovo questo esperimento delle telefonate degli ascoltatori. Faremo una sorta di rassegna stampa, leggeremo alcune notizie e vedremo se i nostri ascoltatori vuoi commentarle. Ampliamento da 16 milioni, bloccato da 2 anni, casello dell'Isert in stallo e l'A4 rimane un imbuto. L'attuale conformazione del casello dell'Isert, in foto, teatro di frequenti incolonnamenti. Non so se qualche di uno di voi per caso sia rimasto qualche volta incolonato all'Isert. In questo momento potessi la situazione addirittura peggiorare. Un'altra telefonata in linea, pronto? Pronto, sì, sono Jurkic, buongiorno. Jurkic, no, buongiorno. Buongiorno Jurkic. Quando c'è questo incolonamento? Mi non vado comunque, cos'è l'incolonamento? Succede spesso, cos'è l'incolonamento? Mi vado là con Osè. Vado là con Osè, però non faccio come che volevo voi, che vado dritto. Mi metto in colonna, anche se non la sei, mi metto in colonna. Voglio vederlo dopo, facile così. Che poi la colonna segui quando che vuole voi. Poi mi metto là, fermo, 4 frecce, blocco, tanto con l'auto è decapotabile. Allora, vabbè, il fatto che la gara auto decapotabile è comunque un vantaggio, perché anche quando sei temperatura, la tira zolte tuccio. Nomi che non lo trovo, tiro zolte. Questo fatto perché quel che mi dici altri, tiro zolte tuccio, perché loro rivolgo il tiro zolte, mi lo ho scocciato il tettuccio. Tiro zolte niente, e scrivo un post. Come lo hai scocciato il tettuccio del cabrio? Mi scoccio il tettuccio, 4 frecce, mi fermo, c'ho il telefono e scrivo un post. Voglio vedere dopo cosa dici i capoccia, facili così, quei capoccia che pensa che noi fermo cosa siamo pecoroni. E io non sono pecoroni, mi fermo e faccio la fila quando che voglio, non quando che voglio. Certo. La fila non è una roba che voi decide, mi la faccio se voglio, la fila. E mi vado con le auto con il decapottabile. Grazie. E non la verso. No. Faccio un post. Voglio vedere dopo. Grazie. Facile così. Quale casa per Alice via il sondaggio web sfida tra 10 opzioni? Praticamente quell'enorme pesce, il sardon barcolano che abbiamo visto in Piazza Unità, adesso deve trovare una collocazione, no? Dove lo mettiamo? Lo mettiamo a Barcola, lo mettiamo a Servo, lo mettiamo di qua, di là. E vediamo se qualcuno degli ascoltatori ha un'opinione. Pronto? Sì, pronto, carissimi, sono l'Anella. Buongiorno, signora Anella, buongiorno. Sei simbol di Tele4. Ma certo. La donna più desiderata dai triestini e non, diciamo la verità, perché mi arriva anche richieste che non che posso dire da fuori. Mi immagino. Che sei meravigliosa, veramente piena di eleganza, non che dico le parole. Non la corre che le leggi. Che eleganti che le queste parole, che i medisi meravigliose. Comunque, siccome cosa vuoi che vabbè, sto pesce enorme. Esatto. Sto sardone enorme di un 3 metri di bestia, certo. Mi ho già preparato in cantina il pangratà, la coperta del pangratà alla cantina. Adesso mando i fiori a Ciorriovi. Se voleva lo impano, insomma, abbiamo sta grande festa di impanata del sardone. Ma le vuoi impanare un sardone di 3 metri, 4 metri, 5? Come le fa? E come faccio a impanare il sardone? Se metto, allora metto olio direttamente nella cantina. La preparo tutta quanta, chiudo la porta, la so Faustina a casa sua perché non voglio neanche farla fuori, voglio solo farla soffrire, ecco. E insomma, okay. metto l'olio, dopo butto dentro sto sardon, lo sburtiamo in 3-4 degli ori, la semo che se così di come Dio comanda e dopo si fermo una magnata. E saluti è stabile. Certo, certo, grazie. Certo. Grazie signora Anella, grazie signora Anella. Vedo un'altra telefonata, pronto? Pronto, sì, sono Jurkic di nuovo, no? Come faccio a parlare la linea ogni volta? Buongiorno, solo signor... pensavo, era solo per esprimere il mio pensiero. Cioè, prego, prego. No, Trieste, città di mare, eccetera, solito, no? Tutti con la barca, in semole azoi, va con la barca sul mare. Tutti città con la di barca. Mare, sì. Una roba che si usa a fare a Trieste. Sì, con la barca, mica il gommon. La gai gommon? Sì che col gommon, certo col gommon. Ma si può sapere che la gai anche lei... Col gommon, sì. E quindi problemi che col gommon. Problemi? No, sono problemi, anzi siamo felici per lei, Sì, e soprattutto perché insomma c'è tanti triestini che c'è la ricerca di un posto barca, lei dove la ga il posto barca? Ma che posto barca? Ma che posto barca? Io dico gommon, mi posto barca non lo voglio, non so come gli altri pecoroni che ha il posto barca, mi gommon lo metto dove che voglio mi, non lo porto le ha in mar come tutti, è facile, uno va la barca e lui la porta in mar, bravo con la barca, dove la porta in mar, figoncio, con la barca in mar, ma per favore, giusto, ma per favore, mi gommon lo porto in mar, mi lo gommon lo porto dove che voglio mi, non come i pecoroni, okay. E dopo scrivo un posto, prima lo porto dove che voglio, e lo ho già portato, se per quello. Scusi, ma dove la gala il gommon? A tol mezzo.
Lavori anti-acqua, Muggia dribbla la burocrazia. Il comune interverrà sulle condotte di via Trieste gestita da FVG Strade, benché il punto critico sia demaniale e ricada nel SIN. Finalmente forse si sta cercando una soluzione per questa via di Trieste che... Oh, vediamo un'altra telefonata in linea sull'argomento. Sì, pronto, scusi, sono Faustina. Faustina! Buongiorno, sono un po' in difficoltà oggi. Qualche dume devi aver tocciato per sbaglio, credo, la mia vicina e la dentiera nella barchina. Allora, per sbaglio. Ho dei problemi, sono dei attriti, un po' dei problemi in bocca. Ascolti, giovine, volevo chiedere, ma siamo in televisione adesso? Sì, siamo in televisione. In televisione? Siamo in televisione, sì. Allora, mi dia un attimo che mi peteno. Faccio subito, un attimo che trovo la spazzola, sa? Sì. Sei qua sotto? Signora, non la sei in video. Pronto? Ecco, adesso la ciogo, un attimo. Signora Faustina? Sì, che ho trovato la spazzola, eccomi. Ok, non sei necessario, no, perché... Adesso un attimo che mi tengo, non poca, per favore, poca d'educazione, no? Sì, no, gli dicevo che va benissimo. Ah, questa non sei la spazzola mia, se quella è il can. Scusi, l'aspetti, vado ciao, vado ciao. Sport, orgoglio triestina, Padova in ginocchio. Dopo due sconfitte consecutive, l'arrivo di Gautieri galvanizza la squadra che vince il derby a Rocco. Pronto? Pronto, una telefonata? Sì, Nella, complimenti. Buongiorno. All'Unione, veramente. Complimenti, sti uomini bellissimi, che veramente li vedo, se tutti i tornichi di questi giocatori meravigliosi. Certo. Comunque avevo una domanda un poco che esci dal contesto. Prego, prego. Le chiedo, magari lei l'ha già esperto, non so, de... bricolage, de robe de casa. Allora, quanto tempo sta cemento a presa rapida per attaccarsele, scusi? Non so, qualche minuto, non ho idea. Qualche minuto, le credo, grazie, sì, vado, so. Grazie, arrivederci, grazie. Arrivederci. Grazie.